Noi questi Tarelli vendiamo, Camere, non vendiamo droga, vendiamo questi. Io sono Tarelli Camera, Camera, prego! Lavoro! 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 Perché io fino adesso, come tutti quanti, abbiamo pagato tutto. E loro per 2 anni non ci hanno rilasciato la licenza, però si sono presi i soldi. Ma vuoles sapere, da noi che cosa vogliono? C'è ne ho più 50 anni, mio marito tiene 68 anni, roba a fatica. La nostra dignità, lavoro, 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 Roma in carpieri. Prima di tutto noi vogliamo lavorare, perché siamo persone che abbiamo sempre lavorato, e di accelerare questi progetti che loro dicono. Noi siamo da 13 giugno fermo. Le prime chiusure sono state fatte il 13 giugno e da 13 giugno è stata un'apocalisse. Non si vive più bene nelle nostre famiglie, perché automaticamente mancano i treni su TV. E alla fine quello che dovevamo lavorare quest'estate è per mantenerci anche l'inverno. Ma l'inverno chi lo sa cosa facciamo. Noi chiediamo un incontro immediato perché purtroppo noi sappiamo i tempi burocratici che ci vogliono per sanare questa situazione, che penso che va sanata, ma purtroppo per noi dobbiamo lavorare e chiediamo una riapertura immediata, anche perché se apriamo noi siamo persone tra virgolette in regola. Oggi hanno dato il lungomare in mano agli abusivi e penso che non è una cosa giusta. C'è stata discrezione del comune, quindi non so perché, cioè, contestate che cosa? State contestando una vostra volontà. Lavoro! 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 Perché l'unica cosa che poteva fare l'occupazione su, che loro già, se uno non pava il padrone di casa, sei moroso, ma se io pava, perché sono moroso? Perché da oggi a domani non si può buttare la gente in mezzo alla strada che ha lavorato una vita intera, che ha fatto i sacrifici sotto all'acqua quando tenevamo solo l'embrolluna e non tenevamo più lo schifo e i chioschi che ce l'ha da Ervolina e ce l'ha da Bassolini. E abbiamo speso 25.000 euro per fare quel gabinetto di chiosco. Loro dalla sera al mattino ci hanno trattati come delinquenti, noi siamo onesti lavoratori che paghiamo le tasse, abbiamo famiglie da supportare, bambini, e loro ci devono intervenire, ci devono aiutare, non si può stare più chiusi, cioè noi dove andiamo a mangiare? A casa di Manfredi? A casa di qualcun altro? Noi abbiamo bisogno, vogliamo il nostro lavoro, vi vogliamo la vostra dignità, cose che noi abbiamo sempre tenuto, abbiamo sempre pagato le tasse, essere chiamati abusivi, vabbè, lasciamo stare, Napoli è fatta così, fanno un'erba un fascio, però adesso basta. Lucomare!